tutti, benvenuti e grazie di esservi collegati all'appuntamento con Quanti Talenti, la rubrica che intervista persone di talento. Sono Irene Bado e faccio parte del team coach Movimento Talento. In questo episodio avremo il piacere di parlare di talento con Adamo Coach, colui che ha ideato e creato il Movimento Talento. Prima di iniziare vi invito a mettere un like. Ed eccoci qua. Dunque, vi presento Adamo Coach, direttore Scuola di Coaching Master Coach Italia, MC, coach, formatore, mediatore e trainer di PNL ed esperto di sviluppo relazionale, membro ICP e Professional Certified Coach da John Grinder dal 2008. Dal 2012 è direttore della Scuola di Coaching MCI e nel 2018 registra il metodo Cambia la tua storia per il superamento della credenza madre. Nel 2019 fonda il primo ULAB in Puglia per la sperimentazione della teoria U di Otto Scharmer. Nel 2020 crea appunto il progetto Movimento Talento per la promozione dei talenti e nel 2021 avvia il magazine Coaching Zone dedicato al mondo del coaching. È autore di 5 libri ed è mental coach ed è stato ed è mental coach del Monopoli Calcio. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Dunque, iniziamo. Vai. Nel 2020, quindi quando tutti erano fermi per la pandemia, lei ha creato il progetto Movimento Talento, che è sia un movimento di coach al servizio di chi cerca la propria strada, ma è anche un percorso per giovani e ragazzi, cioè giovani adulti e ragazzi, per sviluppare le proprie doti. Che cos'è per lei il talento e qual è l'obiettivo di Movimento Talento? Che cos'è il talento? Il talento, quando mi fanno questa domanda, mi piace sempre rispondere più o meno nello stesso modo, il talento è la nostra possibilità per essere felici, che non è una frase fatta, nel senso che nasce dall'esperienza sul campo, sia personale che professionale. Occupandomi di coaching, negli anni ho notato che le persone quando iniziavano a esprimere il proprio talento, a mettersi sulla strada dei propri talenti, ad avere la possibilità di vivere i propri talenti, come per magia si innalzavano i livelli del loro benessere, anche del loro successo, era più facile la strada verso il successo, perché i talenti per me sono dei doni divini, questo tra l'altro non lo dico soltanto io, sono dei doni che noi abbiamo ricevuto e abbiamo ricevuto questi talenti almeno, quantomeno, come minimo, appunto per essere più felici, perché quando viviamo i nostri talenti aumentano i livelli di benessere. Secondo me abbiamo ricevuto questi talenti anche per portare a termine una sorta di missione, una sorta di scopo nella nostra vita, un progetto divino nella nostra vita. E per portare a termine quel progetto, per svolgere quel progetto, abbiamo bisogno di superpoteri. I talenti sono come dei superpoteri perché ci riescono più facili di altre cose, impegnarci in quei talenti ci riesce più facile, ma soprattutto ci sentiamo meglio, ci sentiamo più felici, ci sentiamo più in benessere quando riusciamo a vivere i nostri talenti. La seconda domanda era come nasce il Movimento Talento, giusto? L'obiettivo di Movimento. Ah, qual è l'obiettivo? Allora, proprio per questo, l'obiettivo di Movimento Talento è quello di diffondere la cultura del talento. Ma in che senso? Ci siamo accorti tutti questi anni che c'è molta disinformazione sul talento, ci sono molte idee sbagliate sul talento e ancora più grave, ci sono dinamiche nocive sul talento. E invece il talento va preservato, va tutelato e va anche, come dire, guidato, accompagnato, perché proprio come superpotere, essendo un superpotere il talento, deve essere gestito, perché altrimenti può fare molto bene, a volte può fare molto male, anche se a fare molto male non è mai il talento in sé, ma è come viene gestito il talento stesso. Quindi diciamo l'obiettivo di Movimento Talento è diffondere su tutto il territorio nazionale, e devo dire che ad oggi, a distanza anche solo di due anni, meno di due anni, abbiamo già una bella presenza in quasi tutta l'Italia. A me piace chiamarli guerrieri del talento, no? Guerrieri della luce, riprendendo un famoso libro, guerrieri del talento, cioè persone che sul territorio promuovono, divulgano, difendono
il talento e si fanno quindi portavoce di questo prezioso messaggio che dobbiamo custodire, dobbiamo coltivare, perché i talenti hanno bisogno di germogliare, non nascono da soli, non vengono fuori da soli. Sì. Quindi il bilancio di questi due anni è positivo? Allora, quando mi fanno questa domanda un po' su tutte le cose che mi riguardano, io non sono mai totalmente positivo, cioè mi piace esserlo sempre a metà, nel senso che il bilancio è molto positivo, sono molto felice, sono molto contento, perché tra l'altro il progetto Movimento Talento è un progetto molto particolare anche in termini di gestione, perché per non farci mancare niente abbiamo voluto, il Movimento Talento non è un'impresa gestita da me, e dove ci sono delle persone che lavorano per Movimento Talento, per il progetto, non è così, è una sorta di business condiviso, cioè le persone coinvolte nel progetto Movimento Talento mettono al servizio del progetto Movimento Talento i loro talenti, un po' come stai facendo tu, Irene, le loro passioni, le loro inclinazioni, i loro desideri, li mettono a disposizione del gruppo, del team. Questa messa a disposizione crea molto fermento, crea molta generatività, cioè si generano opportunità, possibilità, iniziative come questa che ci danno la possibilità appunto di parlare bene del talento. Quindi diciamo, da una parte sono molto contento e molto positivo, dall'altra c'è sempre tanto 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 da fare, e so che possiamo fare ancora tantissime cose, che faremo tante altre cose, quindi diciamo il bicchiere è mezzo pieno, però comunque c'è quell'altro mezzo da riempire. E il prossimo step quale sarà? Il prossimo step è quello di avere una copertura nazionale, perché ce l'abbiamo quasi nazionale, ci manca ancora forse 2-3 regioni da coprire in Italia, come avere in ogni regione almeno un rappresentante di Movimento Talento, cioè una persona che si faccia portavoce del progetto Movimento Talento e che ci aiuti a diffondere la cultura del talento. E questo diciamo è il primo step. Il secondo step è quello di far crescere il progetto Movimento Talento in termini proprio di iniziative, di opportunità, di cose realizzate grazie alle persone, ai coach, perché poi sono tutti coach, ai coach che fanno parte di Movimento Talento, quindi ampliare il nostro raggio d'azione. Certo, sì, sarebbe bello anche proprio avere in tutte le scuole anche riuscire. Anche quello è un altro bello obiettivo. Le scuole, diciamo che io ho iniziato con le scuole, quindi il progetto Movimento Talento io l'ho sperimentato per tanti anni all'interno delle scuole, quindi portato il programma Movimento Talento all'interno delle scuole, soprattutto terza media e quinto superiore, perché sono chiaramente i momenti di orientamento più importanti. Sì, nelle scuole chiaramente c'è tanto da fare, c'è tanto bisogno di aiutare i ragazzi a capire non solo quali sono i propri talenti, ma come gestirli, cosa farne, come incanalare quei talenti verso una strada buona. La scuola di coaching MC, oltre al Movimento Talento, è anche promotrice di altre iniziative fatte per far emergere appunto il talento e la mission. Penso quindi al percorso di rinascita che si fa sotto la tua guida, Cambia la tua storia. Ce ne vuoi parlare un pochino? Un pochino, perché altrimenti ci vuole un'ora. Cambia la tua storia è un progetto di cui sono molto orgoglioso, perché Cambia la tua storia è sostanzialmente tutto fatto in casa, nel senso che torno al 2013 e inizio a intuire, attraverso le sessioni di coaching, inizio a intuire che forse all'interno delle persone non ci sono soltanto delle convinzioni limitanti, che tutti noi, chi più né meno, ne abbiamo, ma addirittura ci poteva essere una credenza madre, cioè una convinzione limitante molto più grande, molto più antica, molto più profonda, da cui poi si originano molto spesso tante convinzioni limitanti. Inizio a subodorare questa possibilità e inizio anche a verificarla, sia attraverso le sessioni di coaching, sia ampliando gli studi.
E qui poi ho scoperto tutta una serie di approcci teorici, di elementi teorici a conferma dell'esistenza di una credenza madre, come per esempio l'acquazione a ripetere di Freud e tante altre cose. Quindi alla fine poi, strada facendo, grazie soprattutto alla sperimentazione sul campo, scopro che in effetti c'è questa credenza madre e che è una sorta di storia, di racconto che noi ci facciamo sulla nostra vita, sul nostro passato e che poi condiziona chiaramente sia il nostro presente che il nostro futuro. Da lì, dal 2013 fino al 2018, ho sperimentato una serie di strumenti, tecniche, iniziative per poter superare quella credenza madre, fino ad arrivare al 2018, in cui abbiamo registrato il metodo Cambia la tua storia, perché lo abbiamo, come dire, circoscritto, lo abbiamo sperimentato, abbiamo visto i suoi effetti, e quindi nel 2018 abbiamo registrato il metodo, che sostanzialmente serve a riconoscere qual è la propria credenza madre, scoprirla, perché non è semplicissimo, in quanto non è solo una convinzione limitante, ma è una storia di vita, quindi è molto più antica, molto più profonda e più nascosta, riconoscerla e poi superarla attraverso il passaggio della trasmutazione emotiva, che è molto bello come passaggio, e poi l'individuazione di una nuova credenza, questa volta ovviamente potenziante. Una credenza che però non è soltanto una convinzione, ma è un vero e proprio racconto, è una vera e propria storia che noi decidiamo da quel momento poi di iniziare a raccontarci, per vivere finalmente la migliore versione di noi stessi, il nostro potenziale, per tirar fuori i nostri talenti. Tra l'altro, in Cambia la tua storia c'è un passaggio molto bello che riguarda proprio i talenti, perché questo magari può essere un messaggio per chi ci ascolta, molto probabilmente i tuoi talenti nascono in momenti bui, i tuoi talenti tu li riconosci grazie a momenti difficili. È proprio lì, come i supereroi, è proprio lì che tiriamo fuori i nostri talenti, che li riconosciamo, li utilizziamo. Certo che da quel momento devi poi coltivarli, devi continuare a farli respirare, a farli crescere. Che bello, bellissimo. Sì. Sì, Cambia la tua storia ci sta dando delle belle soddisfazioni, sia perché, ti ripeto, chiaramente è realizzato in casa, quindi è un prodotto tutto nostro e quindi siamo orgogliosi di averlo creato, sia perché vediamo sul terreno i grandi effetti che abbiamo e abbiamo tantissime testimonianze di persone che grazie a Cambia la tua storia si sono liberati di uno schema antico e hanno iniziato a vivere uno schema nuovo, e grazie a quello schema nuovo hanno cambiato lavoro, raggiunto dei risultati, hanno aumentato i loro livelli di felicità e così via. Bellissimo. Dunque, arriviamo all'ultima domanda. C'è qualcosa che suggerisce in particolare ai ragazzi per entrare in contatto con il proprio talento? Allora, sì, ed è una cosa che, per esempio, vedi come sarebbe bello poterlo ampliare il nostro raggio d'azione anche nelle scuole, ancora di più lo facciamo, ma sarebbe bello aumentare la nostra presenza. Sì, attraverso il corpo, cioè noi siamo poco abituati ad ascoltare il corpo, non abbiamo fatto a scuola l'ora di educazione corporea, abbiamo fatto educazione fisica, ma non era la stessa cosa, e siamo poco abituati a sentire il nostro corpo. Il corpo invece è un nostro amplificatore di segni, di segnali, di percezioni, di intuizioni, e quindi attraverso il corpo noi possiamo, è dal corpo, è partendo dal corpo che noi capiamo se una cosa è nostra o no, e questo è facile capirlo perché tutte le volte che siamo stati bene il nostro corpo respirava bene, tutte le volte che siamo stati male il nostro corpo respirava male, tutte le volte che siamo entrati in relazioni buone il nostro corpo ci diceva bene, tutte le volte che siamo entrati in una relazione nociva il nostro corpo si ritirava, si ristringeva, si chiudeva. Quindi, però abbiamo poca attenzione al corpo, cioè non ci facciamo caso, o se lo notiamo non lo ascoltiamo. Quando usiamo i nostri talenti, entriamo in uno stato di flusso, in uno stato di flow, quello che si chiama stato di flow. E lo stato di flusso è un momento in cui avvertiamo la nostra vocazione,
avvertiamo un grande benessere, una grande sintonia con quello che stiamo facendo, con quello che stiamo vivendo. Quello è un segnale che molto probabilmente stiamo utilizzando dei talenti. Quindi uno dei momenti per scoprire i propri talenti, una delle strategie per scoprire i propri talenti è mettersi in ascolto del corpo, cioè notare quando il corpo sta bene, notare quando il corpo, so più che bene, vibra in modo, la parola chiave è entusiasmo. Quando c'è entusiasmo dentro di te, quindi c'è una vibrazione molto potente, l'entusiasmo è una bellissima energia, molto forte, quando c'è entusiasmo, quasi sicuramente ci sono di mezzo anche i tuoi talenti, o stai facendo qualcosa che ha a che fare con i tuoi talenti. Perfetto. Bene, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a te. Tempo. E invito tutti quanti ancora a mettere un like, a seguirci, e vi ringrazio e alla prossima. Ciao. Ciao.